Pace e bene a tutti. Oggi è il 2 febbraio e noi ricordiamo il beato Stefano Bellesini. Stefano nasce a Trento il 25 novembre del 1774 da una nobile famiglia. A 16 anni entra nell'ordine degli eremiti di Sant'Agostino e a 18 veste l'abito agostiniano nel convento di San Marco. Conseguiti gli studi a Roma e a Bologna, ritorna a Trento a causa della conquista degli stati pontifici dell'Emilia e della Romagna da parte di Napoleone. Rientrato in famiglia, si dedica all'assistenza dei ragazzi, aprendo nella propria casa una scuola gratuita. In poco tempo acquista la fiducia e la stima della gente, tanto che venne nominato ispettore generale delle scuole del Trentino. Padre Stefano, però, voleva ritornare nel suo convento per continuare a dedicarsi alla predicazione e alla educazione dei bambini. La realizzazione del suo desiderio sembra lontana e per questo abbandona la carriera scolastica rifugiandosi a Bologna, nello Stato Pontificio, dove ormai la vita religiosa si era ripresa. Il generale dell'ordine lo chiama a Roma per svolgere, per alcuni anni, il compito di maestro dei novizi. Nel 1826 viene mandato nel santuario della Madonna del Buon Consiglio, a Genazzano, dove da parroco seguiva con amore poveri e fanciulli. La morte lo coglierà il 2 febbraio del 1840 per avere contratto la peste nell'assistenza dei suoi parrocchiani. Le sue reliquie si trovano nel santuario del Buon Consiglio a Genazzano. Venne proclamato beato nel 1904 da San Pio X. È il primo parroco elevato agli onori degli altari. Il beato Stefano fa una cosa molto molto bella. Nella sua casa apre questa scuola gratuita. Sottolineiamo due elementi molto molto importanti. La prima cosa, la casa, la ritroveremo in altri santi. La sua non è una casa vuota, una casa per se stesso, ma è una casa che accoglie, una casa che si fa un abbraccio di amore per i poveri, per coloro che hanno bisogno. E il secondo aspetto che sottolineiamo è la gratuità. Quanto di gratuito siamo disposti a fare effettivamente noi per gli altri? Ormai tutti i meccanismi, anche quelli della cura, della carità, passano sotto quello che è il segno del portafoglio. Non neghiamocelo. Forse come cristiani e come società cristiana dovremmo un po' liberarci da questo peso del denaro che è diventato onnipresente e riscoprire la capacità non solo di aprire i nostri spazi domestici, che ricordiamo era il luogo dove le prime comunità cristiane celebravano ed erano appunto vive nella fede cristiana, e poi quello che avevano lo condividevano, si faceva gratis per il fratello. Questi due stimoli siano veramente di guida e che ci scuotano un po', perché forse le nostre case stanno diventando troppo private e gli altri devono stare lontani. E forse non ci rendiamo conto di essere molto molto ricchi, anche se il portafogli non è pieno, perché siamo ricchi dell'amore che possiamo dedicare agli altri nelle azioni gratuite. E quindi per questo chiediamo l'intercessione. Beato Stefano, prega per noi.